Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Ultimamente ho veramente un sacco di prodotti finiti. L'ultimo video che vi ho fatto dei prodotti finiti penso sia di, non lo so, un paio di settimane fa, una settimana fa, una roba del genere, ma ho di nuovo il cestino delle cose finite pieno e quindi niente, vi devo fare il video perché altrimenti il prossimo mese viene una roba atroce, terribile, quindi parto. Inizio con un prodotto che è nel progetto smaltimento make up 20 in 2020, vi lascio il link di quel video se volete andarlo a vedere. Credo poi in questi giorni di girare anche un aggiornamento di quel progetto smaltimento. Comunque sto parlando del mascara Pupa Vamp, è un buon mascara, questa era una mini taglia acquistata in una profumeria, non mi ricordo mai il nome. Non mi piace il fatto che si va a sporcare tutta la confezione, l'ha sempre fatto e non capisco perché. Comunque lo scovolino è in setole, è un buon prodotto, credo comunque che insomma lo conosciate bene perché è un prodotto famosissimo. Non credo però di andarlo ad acquistare nuovamente, a meno che non ritrovi appunto questa mini taglia. Io la pagai tipo 1,20 euro, una roba del genere. Se lo dovessi ritrovare in queste condizioni, quindi a 1,20 euro, sì, altrimenti no. Ovviamente i prodotti che vi mostro, come al solito, giù nell'info box trovate il link che vi rimanda al mio blog. Lì potete trovare in ciappallini i prezzi, dove acquistare i prodotti e tutte le varie informazioni del caso, quindi come al solito insomma. Allora, ho terminato questo dentifricio che mi era stato omaggiato dall'azienda Al Cosmo Prof, del marchio 4ounce. Questo io ho provato il dentifricio quello nero al carbone, poi ho provato quelli della linea Puro, che mi sono piaciuti molto, con i relativi spazzolini, e questo invece è della linea Gold for White, e questo mantiene la brillantezza dei denti. Sono prodotti che si possono trovare al Tigotà, ad esempio, anche all'Ecom, ho visto che ce l'hanno. Comunque questo è il dentifricio, getto anche il suo spazzolino, visto che comunque è da un paio di mesi, tre mesi che ce l'ho, e quindi così lo cambio. È un dentifricio in gel di colore oro con dei tipo brillantini all'interno. Ha un buon sapore, lava molto bene i denti, lascia l'alito fresco, anche lo spazzolino è molto buono, mi piace molto, e comunque in tre mesi di utilizzo, due mesi e mezzo di utilizzo, devo dire che le setole non si sono neanche andate a sfaldare come di solito accade. In realtà potrei continuare ad utilizzarlo, però visto che sto iniziando un altro dentifricio di questa linea, ci vuole il suo relativo spazzolino, perché come in questo caso ad esempio per la linea oro anche lo spazzolino ha tipo delle fibre di oro nelle setole, quindi vabbè. Comunque denti puliti, alito fresco, per l'effetto che qua c'è scritto brillantezza, effettivamente i denti sembravano più brillanti. Il mio preferito tra questi continua a rimanere quello nero al carbone, però comunque non era male neanche questo. Ho terminato ieri sera, non ne potevo più, quest'acqua micellare di Balea. Non mi ricordo per quali pelli sia, perché questa qui è scritto tutto in tedesco. Comunque vi ho fatto la review sul mio blog, mi sembra boh, forse pelli sensibili, vabbè non me lo ricordo. Comunque è un buon prodotto, mi è piaciuto, non brucia gli occhi, strucca bene, non appiccica la pelle, non fa schiuma, non ha una profumazione particolare, no, per niente. È un buon prodotto, costa pochissimo, per 400 ml, io però ora ho un po' di acque micellari da smaltire, boccioni grandi, non intendo più acquistare questi tipi di prodotto, perché intanto le confezioni sono troppo grandi, mi durano troppo e ho sempre supero sempre il PAO con le acque micellari, non riesco a starci dentro, mi vengono un po' a noia poi, perché sono veramente dei boccioni enormi. E inoltre ho scoperto recentemente i burri struccanti, anche se io ho una pelle mista, quindi preferisco quel genere di prodotto alle acque micellari per in questo momento della mia vita. Comunque un buon prodotto, se lo trovate io ve lo consiglio, le acque micellari di Balea non sono male. Poi sempre per lo struccaggio
Il bifasico della Yves Rocher è cambiato il pack, non so se sia cambiata anche la formulazione, questa era quella vecchia. È un buon prodotto, non brucia gli occhi, strucca bene, ma non è tutto questo wow che la gente veramente lo descrive come il prodotto del secolo. Secondo me no, è un buono struccante bifasico, ma niente di che. In ogni caso non credo di andarlo a riacquistare, penso di buttarmi su altro, devo essere sincera. Ora ho terminato il tonico viso di Sylveco, questo qua è quello all'ibisco, mi è piaciuto, è un buon prodotto, ha una profumazione normale, non troppo persistente, non troppo forte. Mi ha lasciato un po' perplessa la consistenza. Ha una consistenza particolare perché è una via di mezzo tra un gel e un liquido. Secondo me, per la consistenza, è quello che possiamo definire una essence, cioè una via di mezzo tra un siero e un tonico. E questa cosa devo dire che mi ha lasciato perplessa. Non mi è piaciuta la consistenza del prodotto, devo essere sincera. Colore scuro, è un prodotto che va utilizzato per forza di cose con un dischetto di cotone, perché non si può andare a vaporizzare. A parte la cosa della consistenza, che era più una roba mentale che è un problema vero e proprio, comunque mi è piaciuto, è un buon tonico, rinfrescante, lenitivo, mi è piaciuto. Poi comunque i tonici viso a volte non si riesce bene a capire l'effetto, no? Tante persone fanno, io lo metto, però non è che vedo la differenza, non importa. Il tonico serve a riequilibrare il pH della pelle, quindi è importantissimo il tonico. E io lo vado ad utilizzare sempre, poi magari non vado ad applicare il siero o la crema, non mi importa, però il tonico è veramente una cosa molto importante. Questo è ipoallergenico, 150 ml, 6 mesi di PA, un buonissimo inci, mi è piaciuto veramente tanto. Continuando con le cose per il viso, ho finito un po' di maschere. Allora, ho terminato gli ultimi due patch, paia di patch di Zhao, questi qua ve li avevo mostrati nel video precedente a questo, sui prodotti finiti del periodo, casomai vi lascio linkato quel video. E praticamente io avevo acquistato questa scatolina con 5 paia di patch, se non erro, in idrogel, l'acido ialuronico, pagati tipo sui 7 euro, acquistati su Bio Emporio Natura. Sono dei patch che sono molto molto ben imbevuti di siero, rimangono aderenti alla zona e anche se siete in piedi, camminate, fate cose per casa, rimangono lì e non scendono, veramente molto ricchi di siero. Danno un effetto freschissimo che risveglia, tonifica la zona, ottimi. Inoltre, crea un effetto di pialano la pelle. Vi ritrovate, almeno io mi ritrovavo con la pelle molto liscia, levigata, le micro rughettine sparite, veramente un contorno occhi ottimo. Nell'altro video non sapevo però se metterli tra i miei patch preferiti in assoluto, perché due patch mi avevano leggermente bruciato, mi bruciavano, non so come mai. In ogni caso, quando sono poi andata a toglierli, la pelle non era per niente arrossata, irritata, niente. Era solo una sensazione di pizzicore un po' fastidiosa. In realtà, su 5 patch, 3 non mi hanno assolutamente pizzicato il contorno occhi, quindi io credo di aver avuto in quelle due volte che mi hanno dato fastidio, credo di aver avuto qualche problemino in ogni caso, cioè agli occhi, non legato ai patch, ed è per quello che un pochino mi pizzicavano. Sono stati giorni pesanti, avevo anche pianto, devo essere sincera, quindi probabilmente avevo anche un pochino la pelle irritata per quello. E quindi, ritorniamo a questi patch, per me sono dei patch fantastici. Ve li straconsiglio, vengono venduti anche un paio per volta, mi sembra costino 1,50 euro. Una roba del genere, comunque a me sono piaciuti un sacco. Avevo provato anche una maschera viso di Zhao che però non mi era piaciuta per niente, ma questi patch ottimi. Poi, altri patch però per la bocca sono questi qua di Patchology. Patchology si può trovare da Sephora, è un marchio molto conosciuto per questi patch. Avevo grandi aspettative, devo dire la verità. So, è un patch per le labbra idratante. Allora, la profumazione è molto buona.
perché sa di pesca, quindi buonissima la profumazione. È un in idrogel anche questo e ben imbevuto di siero, però cola. Cioè, non cola il siero, scende giù proprio il patch. Aveva il tagliettino in mezzo, cosa buona perché perlomeno si può parlare, ma questo patch si andava a rompere a pezzettini, quindi io quando poi sono andata a togliere il patch, cioè mi sono ritrovata i pezzettini di patch anche dentro la bocca, che è stata una cosa orribile, ho dovuto sputare i pezzi, quindi questa è una cosa che non mi è piaciuta. Non ho trovato un effetto idratante o nutriente, devo essere sincera, però avevo la pelle delle labbra, avevo le labbra molto lisce. Questo sì, morbide e lisce, però idratate, nutrite, no, e inoltre patch dentro la bocca, quindi no. Ho terminato due maschere per il viso che ho adorato, sono fantastiche, veramente fantastiche. Sono queste qua di Vianic in crema e sono due maschere viso lenitive. Qui c'è scritto che sono con argilla bianca, olio di cocco, sono maschere purificanti con argilla bianca destinata alle pelli particolarmente sensibili e irritabili. Praticamente qui dice che assorbe il sebo ma porta ossigeno e nutre la pelle. Allora, Inci fantastico, mi è piaciuta un sacco questa maschera perché è molto lenitiva ed è vero, i problemi di capillari, venuzze, insomma nelle zone che ho più sensibili del viso, spariti, ovviamente come al solito non è che mi hanno risolto il problema, però per quella giornata avevo i rossori del viso molto 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 attenuati, quindi è vero che ha un effetto lenitivo, tra l'altro è anche un po' rinfrescante perché appunto è fresca e si va sì a seccare sulla pelle, ma non come le maschere in argilla che diventi poi carta pecorita così. Si secca leggermente ma non va a seccare la pelle, rimane comunque abbastanza cremosa. Inoltre ho visto anche un effetto purificante, ma non sgrassante, quindi trovo che sia adatta a tutti i tipi di pelle, veramente a tutti i tipi di pelle. Mi è andata a purificare la pelle, io ho visto poi una diminuzione notevole dei punti neri e dei pori dilatati in questa zona del viso, quindi è assolutamente lenitiva, assolutamente purificante e allo stesso tempo nutriente, perché io mi sono poi ritrovata la pelle ultra morbida, liscia e non ho avuto bisogno di applicare una crema dopo, quindi per me queste due maschere sono assolutamente promosse e devo andarle a ricomprare perché sono veramente molto molto buone. Ultimo prodotto per il viso, poi passo a corpo e capelli. Questa maschera, allora, è una maschera di Essence in edizione limitata, era a forma di gattino. Come qui. Allora, intanto le orecchie di questo gattino stanno sui capelli, quindi vi macchiava i capelli. Era stra imbevuta di siero, questo siero colava ovunque, la maschera colava giù dal viso anche la maschera, quindi dovevo stare sdraiata, ma stando sdraiata tutto il siero mi colava dietro le orecchie, quindi è stata veramente una tragedia. Al di là di questo, ha una buonissima profumazione, ma quando poi sono andata a toglierla avevo un bruttissimo sfogo tutto nella zona qua sopra la fronte e sulle guance. Comunque una maschera assolutamente terrificante, terrificante soprattutto per lo sfogo. Avevo il rossore, erano i capillari, proprio se andavo a vedere da vicino, si vedevano i capillari che erano a pelo della pelle, mi bruciava tantissimo, è stato orribile, edizione limitata, ma in ogni caso non comprerò mai più una maschera per il viso della Essence. Passando ai capelli. Questa è una maschera per i capelli che io molto furbamente ho applicato sul viso, quindi ve la mostro per dirvi di non fare come me se avete questo campioncino, è una maschera per i capelli, stupendo. Ho terminato questo qua che è uno spray volume di Lavera, di questo non vi ho fatto la review sul blog perché non l'ho più trovato, cioè ho fatto un po' una ricerca su internet, non lo trovo più, quindi credo non lo facciano più, non lo so. Buona profumazione di arancia, è un prodotto biologico, ma nonostante appunto sia fosse un prodotto biologico, andava a creare un po' di volume. Io ho i capelli molto lisci e privi di volume, questo qua leggermente un po' di volume lo dava e quindi mi è piaciuto, è un buon prodotto, ma credo non lo facciano più.
Poi ho terminato uno shampoo che mi è piaciuto molto ed è lo shampoo anticaduta fortificante di Equilibra, linea tricologica. Allora, utilizzato insieme al suo siero, effettivamente ho notato una diminuzione della caduta dei capelli. La mia caduta dei capelli non è una caduta stagionale, non è per mancanza di vitamine, quindi in realtà dei prodotti come questo aiutano a tamponare la situazione, ma non mi risolvono il problema. Quindi consiglio anche a voi di andare da un dermatologo se vedete una caduta eccessiva, perché sicuramente dei sieri, delle pilloline prese così da noi non risolvono il problema. Però per una caduta stagionale di capelli ve lo straconsiglio in abbinata al suo siero. Parlando però dello shampoo, è uno shampoo che crea una bella schiumetta, lava molto bene i capelli, non va a seccare cuoio capelluto o capelli, li lascia belli leggeri, belli morbidi e puliti a lungo, quindi un buonissimo, buonissimo shampoo. Ne basta poco, dura tanto, buono. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, ho terminato la maschera per capelli di Ecos con idrolizzante di semi di moringa. È una maschera gigantesca che alla fine non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché dovevo applicarne tanto, non mi andava ad appesantire i capelli, però dovevo applicare tanto tanto prodotto per avere solo un effetto districante. Non me li lasciava nutriti, ammorbiditi, niente, semplicemente andava a districare un po' di più i capelli, ma 100 volte meglio il balsamo sempre di Ecos. Questa non mi ha entusiasmato. Ho terminato poi tre prodotti per il corpo. Allora, una crema mani di amidina, è una crema mani all'amido di riso, certificata IAB, nickel tested di La Dispensa, mi era stata omaggiata dall'azienda, è una crema che mi è piaciuta moltissimo, ve l'ho mostrata nelle 6 creme mani a confronto, vi lascio il video tra le schede e nell'info box. Mi è piaciuta molto, nutriente, lasciava la pelle morbida, nutrita, ma allo stesso tempo aveva una texture leggera e quindi è adatta secondo me a tutti i tipi di pelle e anche a tutte le stagioni. Una buonissima crema, veramente molto adatta per pelli sensibili. Ho terminato poi questo scrub per i piedi di Le Café de Beauté. Questo qua mi era stato omaggiato in un ordine che avevo fatto sul sito Bioemporio Natura. È uno scrub per i piedi alpino che non avrei mai acquistato, perché lo scrub per i piedi, devo dire, non è proprio tra i miei prodotti preferiti, nel senso, posso vivere anche senza. Comunque, il sito mi aveva omaggiato di questo prodotto, ha una buona profumazione, un po' speziata, calda, si sente il pino, buona. È una crema con all'interno dei granuli, scrubba molto bene e inoltre va a nutrire il piede, perché appunto essendo una crema lasciava i piedi molto molto morbidi e devo dire alla fin fine mi è piaciuto, è un buon prodotto, mi sento di promuoverlo. Poi sempre per i piedi ho utilizzato questo pediluvio antiodore con allume di rocca e amido di mais di Lab Natu, un buonissimo prodotto. Profumava molto, un odore buonissimo tra l'altro, profumava molto l'acqua e anche i piedi effettivamente, l'effetto antiodore ce l'aveva, piedi profumati per tutto il giorno, carino, mi è piaciuto. Ultimissima cosa sono due campioncini del marchio Easy, non so come si pronuncia, linea Regen Forte, trattamento caduta. Lo shampoo energizzante e il balsamo rivitalizzante per capelli sfibrati e deboli, ad azione nutriente e rinforzante. Allora, lo shampoo ha... Allora, tutte e due hanno un profumo un po' maschile, devo essere sincera, però lo shampoo faceva molto, molta schiuma, ha lasciato capelli puliti, buono, mi è piaciuto. Il balsamo districa bene e non è pesante sui capelli, quindi due prodotti tutto sommato buoni, ma non mi sento di andarli ad acquistare in ogni caso. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale attivando la campanella. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!